Salve cari amiche ed amici, ancora una volta qua il vostro capitano Santen Chan che saluta tutte e tutti voi. E siccome ho del tempo, ho detto perché non fare un video. Poi mi hanno richiesto di farli corti e quindi non so, parlerò del bi e del ba. Dicevo, ho cercato spunto nei temi più retweetati in Twitter, negli hashtag. È comparso Napoli, Senato, Juve Napoli, non so, una cosa del genere. Ma a me il calcio non interessa. Vorrei fare un video su Napoli, sulla città di Napoli, che è una città bellissima, non sulla squadra di calcio del Napoli, perché per me la squadra di calcio del Napoli è un club privato che non rappresenta la città del Napoli, rappresenta gli interessi sportivi e calcistici di una cerchia di persone. Invece Napoli è molto di più della squadra di calcio che si fa chiamare Napoli, ma non per questo si deve credere che il Napoli sia la città del Napoli o che per essere napoletani bisogna tifare Napoli. Per essere napoletani bisogna essere nati a Napoli e salvare le tradizioni culturali napoletane. Poi eventualmente ci sono dei napoletani di cuore, perché milioni di turisti da tutto il mondo vanno ogni anno a Napoli. Quindi ci sono molti più napoletani fuori da Napoli, perché Napoli è amata in tutto il mondo, ma per me quello che rappresenta la squadra di calcio del Napoli non è lo stesso che la storia, l'architettura, la cultura, la civiltà, la gastronomia, l'enogastronomia, la letteratura, il dialetto, la toponomastica, la geografia, l'urbanistica, l'architettura, l'archeologia, tutto quello che vuoi della città flagrea, partenopea. Quindi il calcio, ecco, non parlerò, anche se ci sono molti hashtag sul Napoli come squadra e sulla partita di calcio del Napoli, io non ci parlerò. Poi che dire della politica? Ho già fatto molti video e mi stanno chiedendo di fare dei video sugli anni di piombo, ma ho già detto molto e poi sono degli argomenti molto cupi. E quindi che mi rimane da dire? In un momento di ispirazione c'avevo un tema e mi è sfuggito. Vabbè, adesso si ha un gran parlare del proporzionale, dell'uninominale secco, che c'è il bipolarismo, c'è il tripartitismo. Secondo me comunque, anche se non ci sono più due poli, ce ne sono tre, ce ne sono quattro, che sia o no la politica italiana bipolare nel senso politico, rimarrà comunque bipolare e schizofrenica in tutti gli altri sensi. Quindi si discute tanto sul bipolarismo, sul bipartitismo. Andremo avanti con queste discussioni che hanno caratterizzato i telegiornali della mia infanzia. Io sono nato nel 1969, il 26 gennaio, e voi tutti siete piccoli che mi guardate, magari ci avrete la metà dei miei anni, magari siete nati nel 2000 o poco prima, per cui adesso ci avete o 17 anni o 23. Forse non eravate nati ancora quando nel 91-92 scoppia Tangentopoli e Mani Pulite, e quando in pratica nel 94 a furore la Lega, Forza Italia, il polo delle libertà, il polo di destra,
ma anche tutti gli altri partitini che dal 94 si sperimentano della sinistra, tipo la Margherita, prima la Quercia, erede del PC, che lo fonda Occhetto, che sembra una specie di garofano con la falce e il martello, insomma una combinazione del, perché il Partito Socialista Italiano di Bettino Craxi scomparve con Tangentopoli e Mani Pulite. Poi viene il garofano, no, viene la Margherita, l'Olivo, i democratici di sinistra, adesso è il Partito Democratico, ma prima c'erano i democratici di sinistra, quindi adesso è PD, Partito Democratico, e prima era democratici di DS, democratici di sinistra. Quindi ne hanno sperimentati Margherita, Olivo, girasole, carciofo, di tutte le verdure, tutti sempre tutti vegetali, e con rinnovate speranze la gente li continuava a votare, e con rinnovate delusioni, cocenti delusioni, la gente smetteva di votare. Infatti si è votato sempre di meno in Italia. Adesso se vota il 50% degli aventi diritto è pure troppo. Questa è colpa dei politici, ma anche degli italiani che se ne fregano e preferiscono derogare all'ultimo politico, all'ultimo partito politico che esce di nuovo, quello che dovrebbero fare per conto loro. E quindi adesso il Movimento 5 Stelle si ritrova nelle stesse bufere degli altri partiti. Riuscirà a uscire da questa bonaccia? Riuscirà a spiegare tutti questi queste cose sulle tangenti? Non lo so. Qualcuno, parlando in Facebook in questi giorni, mi diceva che la colpa se gli italiani vanno a vivere all'estero, soprattutto i giovani, che non gli danno reddito, non gli danno nulla, non c'è lavoro, e della, giustamente della classe politica, giustamente di come è caro vivere e avere dei figli e fare delle famiglie e comprare delle case, non come negli anni 60 o 70, ed è anche dell'immigrazione e del fatto che, per esempio, da una parte si facilitano troppo gli aborti per gli italiani, dall'altra si danno dei sussidi e del denaro e degli alloggi agli immigranti che vengono, soprattutto dal Corno d'Africa, dall'Africa nera. Il fatto è che i politici, d'accordo con gli impresari e le banche, vogliono prendere da fuori persone che sono già laureate, che hanno già diploma secondario. In questo modo lo Stato si risparmia i soldi che deve invertire in ogni cittadino italiano perché si diplomi o prenda un attestato universitario. Cioè gli industriali preferiscono avere dei sussidi per prendere queste persone che vengono già istruite e con un titolo universitario, che magari nel loro paese sono abituati gli ingegneri a prendere 500 euro al mese, e in Italia sono contenti con 2.000-3.000 euro al mese, mentre un italiano gli dovresti dare come minimo 5.000 o 10.000 euro al mese. È vero questo degli aborti, che non sarebbero nati negli ultimi 20 anni 6 milioni di persone. Comunque, fin da quando io ero giovane si leggevano un sacco di necrologi. Negli anni 70 non era tanto colpa delle droghe, che erano sostanze per pochi, ma era colpa dell'alcol, se con la febbre del sabato sera, ma non soltanto di fine settimana, i giovani andavano a sballarsi e poi morivano in incidenti stradali. Quindi calcola che milioni di morti ci sono stati negli ultimi 40-50 anni proprio per la sregolatezza. D'altra parte è interesse
degli impresari delle discoteche, è interesse degli impresari dello sballo, è interesse di chi vende l'alcol e ultimamente di chi vende droghe, che la gente si faccia, si strafaccia, si ubriachi. Hanno associato lo sballo, lo schiattarsi, l'abusare di alcol come qualcosa di anticonformista, di rivoluzionario, di divertente, e invece provoca a corto termine delle morti per incidenti stradali, che poi sono coinvolti anche altri. Di fatto adesso i pirati della strada non è che si accontentano di morire in isolati incidenti di periferia il sabato notte. Adesso qualsiasi ora del giorno e della notte, qualsiasi giorno della settimana, trovi guidatori ubriachi o drogati che calpestano pedoni in qualsiasi città, in qualsiasi luogo. Se li portano proprio davanti, li pestano. Ma a lungo andare questo implicherà che ci sarà un'intera popolazione di giovani che già avranno, perché oggigiorno si inizia a bere e addirittura avere dei coma etilici al di sotto dei 15 anni, magari dagli 8 anni in su, a fumare, a bere, a drogarsi, dai sotto dei 15 anni, a largo termine ci avremo una popolazione tanto di anziani come di persone di mediana età che già avranno avuto un trapianto di fegato, di midollo osseo, di reni, di polmoni, che ci avranno epatite virale, che ci avranno pancreatite, che ci avranno riniti, che ci avranno anche e soprattutto dei trastorni cerebrovascolari, ma anche psichiatrici. Perché c'è chi nasce schizofrenico o che ha delle convulsioni, ma l'alcol e le droghe a lungo termine, soprattutto se si fa abuso, possono indurre degli psichismi, possono indurre per esempio schizofrenia, bipolarità, trastorno compulsivo, melanconia, depressione, tendenza al suicidio. Quindi è tutto un paese che va male e che stiamo scendendo in una spirale discendente che ci distruggerà come società, ma non bisogna sempre comunque colpevolizzare i politici. Sono i politici che fanno questo, che fanno quello, che fanno l'altro, troppi aborti, cala la popolazione, la gente non ha lo stipendio per vivere. Una volta non si guardava i soldi che si avevano in tasca per avere una famiglia, adesso invece le persone che possono permettersi di avere una famiglia, perché anche è vero che è un lusso, i primi anni si spendono 10.000 euro all'anno per avere un figlio, però quelli che hanno soldi preferiscono spendere un mucchio di soldi in un unico figlio piuttosto che averne tre. Che con tre figli si può aumentare la popolazione italiana, mentre con due si mantiene costante. La maggior parte delle persone che hanno un figlio preferisco che hanno figli preferiscono averne uno, perché così gli dedicano tutto il denaro, magari ne hanno molto, a viziarlo e a garantirgli un tenore di vita molto alto. Quando io ero giovane, negli anni 70, non è che i miei genitori o altri fossero ricchi per avere figli. Vabbè che le necessità erano di meno, c'erano meno beni di conforto, la filmatrice elettronica con la quale mi filmo, il cellulare, il LED, lo smart TV non esistevano, c'era la filodiffusione, la RAI, basta. Però è anche vero che da una parte vogliamo una vita troppo accoccolata, troppo alla misura, e dall'altra non abbiamo tempo perché magari qualcuno di noi preferisce divertirsi, uscire alla birretta, uscire alla disco, strafarsi con pasticche, con alcol. Quanti di voi saranno andati senza volerlo in coma etilico
perché magari non hanno ricevuto la giusta istruzione su cosa bere e come berlo. E poi, dopo quanto tempo guidare un'automobile, perché non è lo stesso bersi un bicchiere di vino e alla mezz'oretta guidare che bere un bicchiere di vino e dopo 3 ore guidare. Io questo lo dico perché in tutti i canali della RAI dicono che non bisogna bere più di un bicchiere prima di mettersi alla guida, e le donne mezzo bicchiere. Ma anche se uno bevesse mezzo bicchiere, cosa che in un ristorante difficile chiedi una bottiglietta, ti portano un litro, è importante sapere dopo quanto tempo condurre un'automobile, perché altrimenti sei ubriaco lo stesso. Cioè mezzo bicchiere ti possono, di notte, se c'hai dello stress e del nervosismo, ti può tradire mezzo bicchiere. Allora devi guidare dopo 2 ore, cosa che è impossibile nei ristoranti, perché se tu ti prendi una bottiglietta, inizi con l'antipasto, ti portano il dolce, che magari ancora hai deciso di continuare a bere il vino, e che fai? Già ti hanno servito la cena in 1 ora e mezza. Dovresti rimanere 2 ore nel locale oppure 2 ore in macchina a aspettare che il tasso alcolico nel sangue scemi. Ma tu hai fretta perché sei entrato a mangiare alle 8, sono le 11:30 e devi ritornare a casa. Magari c'hai 1 ora di strada perché sei stato con amici o parenti. Non sei stato a mangiare al ristorante sotto casa che sali le scale a piedi. Allora è meglio, se devi guidare e se ti servono la cena o il pranzo in 1 ora o in 2 o in più di mezz'ora, e tu che continui a bere fino all'ultima portata, è meglio che quando mangi fuori casa non bevi alcol, oppure che lo bevi subito, anche se è un po' difficile tracanarsi una bottiglietta, e poi se ci metti 1 ora e mezza a cenare, bere in mezz'ora e nell'altra ora prendi acqua. Oppure prendere mezzo bicchiere di vino, non un bicchiere di vino, non una bottiglia. Potrebbe essere. E poi che altra cosa dire? Che io, per avere più pubblico, perché purtroppo vi ringrazio a tutte e tutti voi, però purtroppo i miei video al massimo hanno 100 visioni in un mese, dovrò fare un video in inglese, e purtroppo ancora non mi ispira la cosa, perché lo so l'inglese, ma per farci un video poi devo provare a fare quei video che alla gente piacciono tanto, allo stile Voyager, 5 ragioni per le quali l'uomo deve andare a vivere nello spazio, i 5 misteri che non vi hanno svelato sulle piramidi, i 5 grandi segreti della massoneria, le 5 più grandi stragi di stato, perché alla gente piace già sapere dal titolo che gli dirai su un certo tema solo 5 cose, anche se il video durerà 48 ore. Però se parli come parlo io a ruota libera, non interessa a nessuno. Allora, saluto innanzitutto dei miei amici dei canali di YouTube: Francesco D, Nickname Original, Chrono the Tiger, Trigger, Chrono the Trigger, Lolo Test 1 che commenta i miei video, come anche Chrono the Tiger, Freddy Fosca, ciao, che commenta sempre i miei video, Claudio Wolf e Claudio Show, e gli amici di Radio Calcio Dilettanti di Sprecher. Poi per i miei amici di Facebook: Pietro Avella, Eugenia Ruggeri, Gerlando Fiorenza, Josep Steiner, Giulia Battistotti, Mari Armeli, il parodista ufficiale di Sant'Enchan, Domenico Dapote, chiedetegli di fare delle parodie su Sant'Enchan che non le fa più, Domenica Di Stefano, Gianfranco Gallo, Alessandro Miani, Paolo Pedone, Davide Lorenzo, Arianna Carolina, Alessio Galassetti, Gioacchino Orciuolo, Lorenzo Lupo, Eugenia Burova, Davide Arcidiacono,
Lorenzo Quattro Ciocchi, Ainara Carolina Bermudez, ciao e auguri a tuo marito che oggi è il suo compleanno. Federico Soave, Jacopo Castelletti, Chris Fo, Sebastian Sguazzin, Simone Poggi e Sofia Lai. Gerlando Fiorenza, il mio miglior amico. Pedro Ganso, Michela Trevisan e Luis. Pedro Ganso e Luis. Corrado Valera, Riccardo Valera, Sabrina Valera, tutta la famiglia Valera, e ancora non mi ricordo come si chiama la sposa di Corrado. Emilio Martino, Elisa Lilli Taverna, Michele Rosa, Edoardo Cinti, Carlo Borghese, Giorgio Tedeschi, Francesco Marmo, Marco Antonio Guerrero Molano, Francesco Della Giacoma, Claudio Show, Claudio Wolf, Luca Farina, detto il capo dei capi, Pasquale Carmine Aiello. Ciao Pasquale Carmine Aiello, e di nuovo ciao a tutte e tutti voi. Chiudo il video, se no viene troppo largo, magari si taglia. E mi raccomando, fate vedere il video a tutti i vostri amici, così potete dire alla fine del video mi menziona, anzi non diteglielo quando io vi saluto, così si guardano tutti tutto il video. Mi raccomando, fate vedere il mio video, se no che vi saluto a fare. Ciao!